Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Dune Sea, un gioco uscito a ottobre che purtroppo non vanta molte recensioni su Steam. Il gioco costa 13 € e si propone di essere un titolo rilassante, a scorrimento, scrolling in pratica laterale, dove voleremo, potremo atterrare e volare in un'ambientazione completamente creata a mano. È un mistero anche per me questo gioco. Lo andiamo a provare insieme, perché potrebbe essere in linea con quelli che sono altri titoli, magari più famosi. E vediamo. La grafica sembra in una sorta di shader. Spazzato via tutto. Riusciamo però a riprenderci. Allora, lo proviamo a giocare con la tastiera, anche se consigliano di giocarlo con il pad. Aia! Aia! Devo sbattere le ali, devo ricordarmi di sbattere le ali. Ma devo tenere premuto? Sì, forse in effetti col pad potrebbe essere un po' meno macchinoso comunque. Col tasto L è possibile poi atterrare. Però intanto noi continuiamo a volare. E stiamo raccogliendo queste cose. In questo mondo estremamente L. Ok, aia! Ho detto L? Cioè, ho qualche problema. Riproviamo. Sì, quello che c'è da dire è che non mi sembra un gioco per tutti, sicuramente, soprattutto per il tipo di gioco. Non sono giochi che durano tantissimo. Ok, tengo premuto L. Ok, ah, bisogna proprio gestire l'atterraggio. Ok, buon atterraggio. Bene. Mo' ripartiamo, abbiamo fatto il save. Andiamo avanti. Ma potrebbe essere anche un bel gioco per magari la coordinazione dei bambini. O semplicemente per rilassarsi. Al momento, quello che stiamo vedendo è. Ok, praticamente. No, 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 no. Ok, L. Ok, siamo riusciti a atterrare. Ok. Ma soprattutto perché mi è dispiaciuto vedere un'idea indie comunque così particolare con così poche recensioni su Steam, quindi di conseguenza immagino anche così pochi acquisti. Quindi ho deciso di portarvi un qualcosa di diverso perché ogni tanto bisogna anche andare a rispolverare quelle che sono le anime, le vere anime indie. Devo capire bene, ok, perfetto. Sto iniziando a prenderci la mano. Adesso inizieranno gli ostacoli. Perché in pratica c'è stato questo asteroide che penso abbia anche alterato un po' la fisica, la gravità, insomma. Quindi adesso stiamo volando all'interno di questa nebbia, quindi non dobbiamo fare attenzione agli ostacoli. Mi chiedo solo se smetto di sbattere le ali. Ok, no, plano, bello, figo. Ho preso anche una foglia adesso.
Ok. Dovremmo aver finito. È qualcosa di estremamente rilassante, devo ammettere. Ripartiamo nuovamente. The Dry Creek. Ah, ok, ci sono anche delle cose, diciamo, dei collezionabili. Che abbiamo questi da prendere e se non sbaglio mi pare di aver visto che abbiamo due foglie da trovare nel mondo. L'ambientazione è sempre quella delle dune in mezzo alla foresta. Alla foresta in mezzo al deserto. Cioè, sempre. Eccolo qua. Questo è il primo che abbiamo trovato. Ok, adesso ho planato giusto per. Cioè, in pratica noi andiamo a ricaricare la barra che c'è in basso, presumo sia una sorta di fatica, raccogliendo queste cose. Attenzione, ci sono altri volatili. Stiamo sopra. Ok, qua possiamo atterrare. Ok. E ripartiamo. Mamma mia. Che planata. Nuvole. E questi? Vorrei capire. Ok, questa è un'altra sfida. Che testata che ho dato. Niente, si riparte praticamente dall'inizio. sembrerebbe di sì. Cioè, dall'inizio. Spuntare nella nuvola, sì. Voglio provare a vedere che cosa succede se passo in mezzo a questi. Cioè, praticamente dovrei portare qualcuno di loro con me, standogli vicino. Voglio capire una cosa. Vedete, qua abbiamo i capitoli. Capitolo 2. Statistiche e i tasti. Quindi onk, dive, roll, onk. Onk non so cosa sia, ma lo sperimentiamo subito. Eh sì, vabbè, insomma. Vediamo. Ah, ok, perfetto, capito. Onk è quello che dobbiamo fare. Molto bene. Allora, adesso. Ormai ho preso dimestichezza. Andiamo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vieni, vieni. Ottimo. Abbiamo sbloccato una sfida. Ok. Dobbiamo. Opa. Eccolo lì. Vabbè. Dai. Sto iniziando a capire. Ci segue questo. Ok, ce l'ha tenuto buono. Andiamo. Dobbiamo fare attenzione magari che non venga abbattuto, forse. Vieni, vieni. Sì, perché avevo letto che si può volare in stormi. Sì, va bene. Però io non, adesso non mollo il tasto del battito ali. Cos'è quella cosa lì poi, tra l'altro? Niente. Voliamo. Ok, sì, non bisognava mollare. Uno. Vediamo se riusciamo a completare questa sfida. 2, 3. Ok. Mamma mia, ma che musica. Che ambientazione rilassante. Mamma mia, che botta, che botta. Niente, di nuovo da capo. No, però forse. Ok, sì, ci fa ricominciare da qui. Cioè da qui. Dobbiamo rifare tutto. Però
Ah, ok, abbiamo ricominciato proprio l'ultimo pezzo. Ok, meno male, meno male. Niente, dobbiamo, niente, scalare quella montagna lì, perché devo ancora capire quali sono sullo sfondo e quali invece si possono. Ok, sali. Vorrei tornare indietro e prendere questo. Posso? No, non si può atterrare qua. Però l'abbiamo presa. Magari ce l'ha anche tenuta. Vediamo. Vediamo. Sì, ce l'ha tenuta. Perfetto, perfetto. Ovviamente il discorso è sempre quello che. Opa. Non si possono sempre portare giochi, diciamo, con mille features, survival, che vanno per la maggiore. Ogni tanto credo sia giusto anche scovare questi titoli che non sono per tutti, che sono di nicchia, ma che sono indie fino al midollo. Quindi godetevelo come me lo sto godendo io, perché è veramente figo. Nel suo concetto semplice. Musica bellissima. Può essere anche il gioco dai 5 minuti e via, perché comunque ho un attimo, prendo il pad e mi rilasso. Oppure, come dicevo, anche per bambini, perché comunque se volete aiutare magari i bambini con la coordinazione o così, possono essere. Andiamo, andiamo ragazzi. Dai, qua ne servono due. Ok, perfetto. Parte la sfida. Parte la sfida. Parte la sfida. Vediamo se riusciamo a farla stavolta. Abbiamo preso un altro compagno. Due adesso. Stiamo volando in due. In tre in totale. Stiamo portando il nostro stormo alla fine di questa sfida, che speriamo di battere, di vincere. Perché prima mi pare non ce l'abbiamo fatta, perché alla fine non ho più visto i cerchi. Ok, no, l'abbiamo completata. No, allora anche prima allora l'avevamo completata. Andiamo avanti. Buongiorno, venite con noi? Qualcun altro che viene con noi? Sì, siamo in tre adesso. Dovrebbe partire una sfida da tre, immagino. No, però sto finendo quella barra sotto e non. La cosa non mi piace. Quindi vediamo di prendere un po' di queste cose qui, che magari ci fa sopravvivere. No, o magari mi sbaglio io ed è la fine del livello quella, però. Non lo so, lo scopriremo a breve. Sono morto in modo totalmente stupido. Vediamo. Sì, no, siamo sempre in tre, quindi ripartiamo dall'ultimo momento. E, no, la barra in alto ci fa capire quanto manca alla fine del capitolo. Sì, stavo finendo la barra, quindi probabilmente dovevo prestare più attenzione. Ok. Vediamo di non schiantarci a sto giro. Ma credo che più persone, più volatili portiamo con noi, più la barra scenda velocemente. Quindi bisogna fare un po' di attenzione. Ok, dai, dovremmo essere alla fine ormai. Immagino. Sì, ok, è uscita la piuma, quindi abbiamo salvato. Dovesse andare tutto male. Abbiamo salvato qui. Niente, recuperiamo un po' di. Su, ok, si atterra qua, ragazzi. Venite giù anche voi? Bravi, ricarichiamo la barra e ripartiamo poi per la fine di questo capitolo. Andiamo a prendere quelli. Un altro stormo. Ok, dobbiamo essere in tre qua, quindi adesso quanti siamo qui? Ok, andiamo. Uno. Due. Ce la facciamo, sì. Anche questi rossi da prendere, ci sono. Questo, giù sotto. Olè. No, l'abbiamo mancato. Mannaggia.
Ok, dai. Andiamo. Con agilità e coordinazione. Sono visto, siamo ancora in 3, sì. In 4, siamo in 4 adesso. Molto bene. Sono andati via, quindi probabilmente il capitolo sta per finire. Sono andati via. Che bello. Che bello. Non ho capito cosa siamo, se un orca, un germano. Comunque sembra davvero molto, molto, molto figo. Adesso è cambiata ancora l'ambientazione e siamo al capitolo 3, presumo. Andando a vedere qui, sì, capitolo 3. Crone's Eye. Vedete che abbiamo fatto 3 km, ne abbiamo fatti 5 e questo dovrebbe essere 4, quindi una via di mezzo tra i due capitoli precedenti. Bene ragazzi, usciamo. Sì, va bene. Dune Sea è questo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Il gioco lo trovate su Steam. Il costo è di 14 €. Sono andato a controllare giusto per sicurezza. Sicuramente non è un costo per tutti, bisogna essere appassionati di giochi come questo. Tra l'altro, ne avevo in mente uno per PlayStation che poi è uscito anche per Epic Store, ma non mi ricordo. Questo gioco lo trovate su Steam comunque. Sono quei giochi in cui si cammina, si va nel deserto, si fanno comunque un sacco di esperienze a livello di musica, di mondo, diciamo, creato a mano. E questo è un gioco di quella categoria lì, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate e ne sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao!